Buongiorno a tutti! Allora, nel video di oggi vi faccio vedere la mia collezione di Gashapon, o meglio, una parte della collezione, perché ricordo di averne degli altri e ricordo anche di averli messi in una certa scatolina, ma non la trovo più! Quindi, questa è una parte, anche perché se anche sapessi dov'è la scatolina, dovrei comunque dividerlo il video, perché come vedete sono tantissimi, quindi lo dovrei comunque dividere. E il prossimo appunto lo farò prima o poi, quando la troverò, se la troverò. Se non sapete o non vi ricordate cosa sono i Gashapon, sono quelle cosine che escono dalle macchinette, che questi sono quelli giapponesi, voi mettete nelle macchinette 1 euro, 100 yen, quello che è, vi escono le sorpresine. E come vedete queste qua davanti sono bellissime, visto che sono quelle giapponesi. Molto bene, possiamo cominciare. Vado in ordine totalmente a caso e cerco di sbrigarmi perché sono tantissimi. Allora, c'è questo personaggio che, se non sbaglio, è di Doraemon, con un dolcettino. Poi qui c'è un Eevee, che sarebbe poi un Fonstrap, ed è bellissimo visto che è un biscottino. Poi c'è questo, boh, questa specie di cricetino dentro un mezzo uovo, troppo carino. Questo è troppo bellino, è un animaletto dentro una fragola, tipo. Poi c'è la tazza con Magikarp, la tazza a Pokéball, troppo bellino. Poi c'è questo bellissimo gatto sopra la torta, che tra l'altro sembra una mille foglie. Ah, questo non è un Gashapon. Questo ce l'avevo io, non mi ricordo perché, non so perché è finito qui. Questo è uno di quelli che ho preso a Tokyo, con il panda, che sarebbe uno squishy, ma è abbastanza duro. Poi qui c'è questo gattino banana. Un Pikachu col cappello, che non mette a fuoco, ok? Questo non lo so cos'è in realtà, però è molto carino. Sì, vabbè, è una collana, ma non so da dove venga, non me lo ricordo. Poi qui abbiamo un Gudetama con, poverino, cioè ha il portachiavi infilato in fronte, poverino. Ce ne sono alcuni che mi vengono i dubbi se sono di Gashapon o no, ma ok, l'ho messo tutto insieme. E comunque c'è questo dolcetto di Capybara San. Poi c'è questo bellissimo Charm di Sailor Moon, da qualche parte ci sono anche gli altri. Questo Fonstrap con questo waffle di Hello Kitty. Questo l'ho impacchettato, cioè l'ho lasciato impacchettato perché ne ho due, ecco qui l'altro appunto, Pikachu nella zucca. Poi questo è troppo carino, questo uccellino ghianda, non so bene cosa sia. Poi questo è un Pokémon dell'ultima generazione, o meglio l'ultima per ora. C'è lo specchietto di Luna Artemis, che è abbastanza impolverato. Ecco, anche questo non so se era davvero un Gashapon. È comunque bellissima, è una ciambellina di... Cos'è, un gattino? Con queste orecchie non lo so. Ecco, questo è decisamente uno dei più carini che ho. Oh mio Dio, quanto è bello! È un cricetino molto grasso con sopra la panna e una fogliolina. Questa è una spilla dei Pokémon. Non mi ricordo quale, di quale serie, di quale palestra, ma va bene. Ah beh, sì, di questo ne avevo due, questo l'avevo anche attaccato al cellulare. Infatti è un pelino più rovinato. Non si vede, ma è un pelino più rovinato perché appunto l'avevo usato. Poi qui c'è un semplice Pikachu che saltella e che ha qualcosa di strano qui. Poi questo è uno squishy che si lascia impacchettato perché appunto il portachiavi è attaccato alla confezione. Comunque non è molto morbido. Cioè in realtà è abbastanza morbido, molto più del panda di prima in realtà, però ho detto in realtà 5 volte, ok. Poi questo si andava con il riccio che bisognava appoggiare sul piatto con la schiuma. Oddio, quanto è carino! Dunque, qui c'è il bracciale di Sailor Moon, che l'avevo trovato insieme a questo charm dello scettro lunare. E gli altri di Sailor Moon, allora c'è questa corona. Questo, oh mio Dio, quanto è bello! Il calice, dove sono gli altri? C'è questo che non l'ho neanche tolto dal pacchetto. Sì, tutti e due. Quelli di Sailor Uranus e Sailor Neptuno non li ho tolti dal pacchetto, non so perché. Però non so neanche quanto abbia senso mettere nel bracciale perché con dei ciondoli così grandi non so quanto lo metterei. Poi c'è il biscottino di Capybara San, troppo carino con sopra una ciliegina, tipo sì, sempre biscotto. Ah sì, questo l'ho preso in Giappone, avevo sperato di trovarne uno preciso, ma ho trovato tipo il più brutto perché non mi piace, è nero con gli occhi marroni. Poi c'è questo Rilakkuma, che sarebbe poi una granita, direi. È troppo bellino, guardate com'è sfumato. Dunque, questa Pokéball, se non sbaglio, andava insieme a questo Meowth, che si doveva tipo appoggiare, ma non sta appoggiato! Vabbè, lasciamo perdere, cade tutto. Aiuto, comincio ad avere troppa roba qua davanti. Poi c'è questa ciotolina con tipo una macedonia con la panna. È un gatto, perché sì. Chi è che non ha mai mangiato una macedonia con un gatto? Vabbè, di questi ne avevo due.
Poi questo è molto grande in confronto agli altri, guardate. Non ce la posso fare, ragazzi, mi cade tutto. Vedete com'è grande? Ed è questo cane che sembra Lessi dentro a questo, non lo so, sembrerebbe tipo un raviolo, un po' bruciacchiato, quindi non lo so. Ma vabbè, questo è bellissimo, guardate quanto è bello il budino, il cream caramel con il gattino. Qua c'è una parte rovinata, vabbè. Ragazzi, il cellulare non mi ha mai dato problemi con la messa a fuoco, ultimamente invece sta facendo le pizze anche lui, fantastico. E comunque niente, questo cream caramel è bellissimo, mi viene voglia di mangiarlo. Mi sono resa conto adesso di avere questi tre Litten, che poi due sono uguali. C'è appunto questo che dorme e questo qui in piedi. Non mi è mai piaciuto tanto perché ha una faccia un po'... Sì, vabbè, qua ci sono dei perucchi. Ha una faccia irritata, non è dolce, però è proprio così la sua faccia di base, vabbè. Poi, altro animaletto carino nella ghianda, quello di prima era diverso, eccolo. Sono molto buffi sicuramente. Poi c'è questo Pikachu, cioè sta dormendo seduto, ok, è un cavallo. Poi c'è questo che è lo scettro di Sailor Pluto, ed è... cioè non so di cosa è fatto, sembra... Sembra quasi di metallo, è pesante, non lo so. Questa etichetta si può anche staccare? No, non ci riesco, va bene. Ma questo credo che sia uno Shopkins. E se non ricordo male era anche raro, non so cosa ci fa qui. Vabbè, non mi piacciono gli Shopkins, non mi ricordo nemmeno perché ce l'ho, vabbè. Altro dolcetto con gatto bellissimo. Quanto sono belli questi dolcetti, cioè sono troppo realistici. Anche i gatti, anche se magari non è normale che siano nei dolcetti. Però è troppo carino. Questo... era un gashapon, vabbè, probabilmente no, comunque, cioè, io l'ho comprato, però probabilmente era un gashapon inizialmente, ed è, com'è che si chiama? Chieritori? Gelato, sì. Poi c'è questo Pikachu innamorato, che però è fatto in un modo un po' strano, ve lo paragono con un altro Pikachu. Boh, sembra che sia fatto con un materiale che dovrebbe essere quasi semitrasparente, non è... bello dettagliato, perfetto come questo, non so come spiegarvelo, non mi piace tanto. Poi c'è questo cagnolino foca, no è un cagnolino, dalla faccia sembrava una foca. Ma perché ci sono pelucchi ovunque? Vabbè, c'è questo cagnolino foca, quello che è squishy, che è abbastanza morbidino, dai, molto carino. Poi specchietto di Sailor Moon, con la spilla della terza serie che non si apre, eccolo. Poi anche questo non l'ho aperto perché, vabbè, c'è Gudetama che sta cercando di uscire dall'uovo sollevando il guscio, troppo bellino. E questo Pokémon non mi ricordo come si chiama, ma vabbè, insomma, la ranocchia, troppo carino, sta dormendo anche lui, non so come sia messo, cioè, vabbè, ok. Poi c'è questo piccolo sushi con la frittata, sì, di solito è una frittata, quella gialla. Qui c'è il Dango di Rilakkuma, che è veramente bellissimo. Qui c'è, oddio, com'è che si chiama questo personaggio? Pom pom purin tipo, cioè penso che dovrebbe essere a testa in giù, perché ha le orecchie appunto in giù. Anche il culettino sono troppo carini. E infine abbiamo un bellissimo Rowlet, carino, non sono mai riuscita a trovare Poppio se non sbaglio, vabbè. E niente, c'è Rowlet appunto. Bene, come dicevo erano tanti, e però so di averne ancora tanti, però devo capire dove sono perché ho svuotato tutto ormai e non li trovo, quella cosa non è normale. Comunque niente, questa era la mia collezione di Gashapon parte 1, non so quando farò la seconda. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Sono davvero carini, se ne volete comprare io di solito ne trovo molti sul sito Candy Sun, quindi ve li consiglio. E niente, ripeto, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con il prossimo. Ciao!